Bentrovati a GTA, Loquendo Stories. Oggi mi impegnerò per voi in qualche acrobazia. Come dici? È il tuo compleanno? Muori. Eccoci al primo salto. Vi faccio vedere cosa sa fare la mia Yamaha. Che figura di merda. Proverò a rifarmi con quella rampa di scale, sembra invitante. Intanto se riuscissi a capire come si guida questo affare senza cadere, sarebbe un passo avanti. Che vergogna, un tizio rovinando una Yamaha. Io lo investirei e gli darei l'ergastolo. Aia, che male al sedere. Ho le palle piatte. Adesso si fa sul serio. Beccatevi sto salto. E ti pareva che non cadevo? Adesso faccio dei salti in successione. Roba da stuntman. E uno. E due. E tre. E quattro. Minchia, non mi ferma nessuno, sono troppo bravo. Pezzo di minchione, stai zitto la prossima volta. Speriamo che la mia moto indistruttibile non si sia distrutta. Per sicurezza è meglio cambiare veicolo. Anzi, cambierò anche città. Questa mi fa cagare. Ora vediamo di trovare una macchina adatta. Ecco, questa andrà bene. Cazzo, l'ho appena rubata. Cioè, comprata e già l'ho bollata. Vediamo di ripararla, dai. Ma che cazzo dici nuova vernice, idiota di merda? È quella di prima. Vabbè, me ne vado. Ma che cazzo è successo al capannone industriale? Oh, merda, ci mancava solo l'IKEA in questo posto schifoso. Siamo caduti proprio in basso. Questi immigrati ci rubano il lavoro e tra poco ci ruberanno anche le mogli. E lo dico io che sono di colore. Finalmente, eccomi arrivato all'aeroporto. Vado a parcheggiare l'auto. Ma che cazzo sto facendo? Io non volevo venire all'aeroporto. Ho sbagliato strada. Porco cane. Eccomi finalmente arrivato. Facciamo riscaldamento con qualche esercizio facile.
E smettila di vantarti, tanto non sei capace. Sarà meglio cambiare tipologia. Provo a salire su un palazzo. Aia, cazzo. Riproviamo. Ti sta bene, crotalo di un sigillo. Questa volta mi esce, me lo sento. Sto volando. Bel salto, bella esecuzione, bell'atterraggio, bello tutto. Per me è no, mi dispiace. Taci, Mara Mayunti. Che vergogna, Mara Mayunti. Io le darei l'ergastolo. Ma vaffanculo, c'ero riuscito. Mi sono rotto le palle. Con questa acrobazia faccio tacere anche Travis Pastrana. Visto che roba, è il mio asso nella manica. E adesso un altro dei miei colpi forti. State a vedere. Porco cazzo, un'altra figura di merda epica. Sto pensando di darmi all'ippica. Capra. 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 Ateo fasullo, comunista. Non sai neanche fare un salto. Dimettiti. Ma stai zitto, adesso ti faccio vedere di cosa sono capace. Che vergogna, Vittorio Sfiardi che insulta CJ. Io gli darei ragione. Ma porca minchia, adesso basta. Dopo quest'ultima figura di merda, mi do all'ippica. Ci vediamo, ragazzi.